La 22enne di Galway, Michela Schifri, con un vantaggio incommensurabile a 1:41 sulla leader momentanea. Vedete, Wendy Holner. La sfida con se stessa, dice sempre che vuole migliorarsi. Vogliamo vedere quest'oggi cosa riuscirà. La nevicata si è attenuata solo leggermente. Lunga, lunga, attenzione a dormire così, ad accontentarsi. Ha perso un decimo solo. Sì, ma deve comunque stare in campana. Sì, perché Holder ha fatto una gran bella seconda manche. Chiaro che è difficile perdere tutto, ma è anche l'errore dietro l'angolo. Bisogna sempre andare all'attacco. E c'è addirittura la spinta in questa parte pianeggiante. Ma si è rimessa molto in assetto Michela Schifrin, perde molto però bene. 29 centesimi, ancora un secondo di vantaggio su Holder. Gestione entrata a muro perfetta, non si è voluta prendere rischi, continua la rotondità, un attimino tagliata in questo momento, lunga per recuperare la linea, bravissima nel farlo. Ultimi pali prima del traguardo, l'1:54:66, voilà. Arriva la vittoria, numero 38, è ancora in progressione, è capace di recuperare e di incrementare 57 centesimi, è sempre in gara contro se stessa. Pazzesco. Neanche una bravissima Wendy Holner può nulla nei confronti di sua maestà, che allunga ovunque, in qualunque classifica. Vince allora 38esima gara, 38esima vittoria. Pensate che in 24 partecipazioni in Coppa del Mondo di Slalom ha vinto 20 volte, due volte seconda, due volte terza e una sola volta non ha finito. Era qui a Zagabria, ma si è ripresa un anno dopo. Terza vittoria qui sulla pista, la Kravenic Spust della capitale croata, ancora un incommensurabile. Nella parte centrale non è stata perfetta, ma nella finale, come al solito, ha avuto una marcia in più su tutte le altre. Guardiamo la classifica che, come di consueto, impietosa, ci dice che ha già superato 1000 punti, è andata a 1081. Pazzesco. Quindi la domanda